rispetto all'anno precedente, molti imprenditori soffrono carenza di liquidità, molti stanno navigando a vista anche a causa di uno scenario di estrema incertezza dell'economia italiana e internazionale. La ripartenza presenta numerose criticità e incognite. Il governo ha dichiarato l'immissione immediata di una serie di supporti per le imprese, ma questo si sta concretizzando con grande difficoltà. Nel frattempo abbiamo sentito la conferenza stampa del nostro Premier Conte. Il punto debole degli stati generali dell'economia annunciati dal Presidente del Consiglio e dei progetti di rinascita è che vengono utilizzate espressioni altisonanti, ma poi gli interventi promessi non si scaricano a terra con la velocità auspicata dal mondo delle imprese. Come ci prospetta oggi Dario Di Vico sul Corriere della Sera, dovremmo, come sta facendo la Germania, creare le condizioni per una ripresa a V. Quindi l'impressione però è che la distanza tra politica e economia reale sia ancora troppo grande. Come ne possiamo uscire? Come ha dichiarato Stefano Zamagni, che è presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, abbiamo davanti a noi un'occasione per operare una scelta radicale tra due strade. Una nota come il modello alluvione, cioè si aspetta che l'acqua rientri nell'albero del fiume in attesa che tutto scorra come prima, oppure si realizzano tutte le trasformazioni che servono a modificare un modello che abbiamo ereditato negli ultimi decenni e che evidentemente non funziona. Non è nemmeno pensabile continuare ad utilizzare tutte le risorse in modo indiscriminato, non è possibile voltarsi dall'altra parte all'aumento delle disuguaglianze. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e ha dichiarato Enrico Giovannini, il portavoce dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, che questa pandemia ha reso evidenti le interconnessioni tra fenomeni ambientali e sociali. Non possiamo ignorare gli effetti che determinano costi ingenti in termini di perdita di capitale umano, economico e sociale. Le imprese hanno un grande potere e quindi una grande responsabilità, che è quella di occuparsi dei territori. E qui ci avviciniamo al nostro tema. I modelli di impresa che dobbiamo sostenere sono quelli che lavorano alla crescita delle comunità, che si occupano del territorio, che si danno orizzonti di crescita di lungo periodo, al contrario di modelli perseguiti dalle start-up, cui fine ultimo è molto spesso orientato alla valorizzazione finanziaria. Dobbiamo ascoltare gli imprenditori che considerano la propria impresa un progetto di vita e che interpretano i territori come luoghi di creazione di valore sociale. In Italia abbiamo degli imprenditori straordinari che riescono a fare impresa nonostante il nostro sistema sia molto disincentivante. È a loro che dobbiamo guardare, è a loro che ci dobbiamo ispirare, perché è da come gestiranno questa fase di ripresa delle attività che dipenderà il futuro del nostro sistema economico, ma anche la nostra tenuta sociale. Oggi ne parliamo con tre imprenditori, un imprenditore è qui in studio con noi, questa è la grande novità che ci si prospetta dalla fine del lockdown. Ricordo che potete scriverci e mandarci le vostre domande via SMS e WhatsApp al numero 342-555-1916, risponderemo alle vostre domande durante la trasmissione. Darei il via a questa puntata, chiederei a Dario, il nostro caporedattore del quotidiano online Parole di Management, di presentare i nostri ospiti. Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti e ben ritrovati a PDM Talk. Allora, sicuramente altri dati che ci preoccupano sono il fatto che un'azienda su tre rischia di sparire. Calata la disoccupazione dovrebbe essere un dato positivo, ma non lo è perché sono calate le persone che hanno deciso di non cercare addirittura da lavoro in questa situazione. E poi ci sono anche gli aiuti che dovrebbero arrivare dalle banche, che il governo ha stanziato, ma che in realtà stanno arrivando davvero con il contagocce. Ne abbiamo parlato proprio degli aiuti alle banche, del ruolo delle banche sul nostro quotidiano Parole di Management in una tavola rotonda, dove abbiamo indagato sul perché effettivamente questi aiuti non arrivino ai diretti interessati. Parliamo quindi di fare impresa. Cosa significhi fare impresa oggi? Fare impresa cercheremo di capirlo insieme ai nostri ospiti, innanzitutto in ordine alfabetico. Io saluto e presento Alessandro Betti, imprenditore che è qua con noi nel nostro studio. Poi avremo Daniele Lago, amministratore delegato della Lago S.P.A., Nicola Michelon, CEO di Unox S.P.A. e poi avremo anche il professor Paolo Preti, appunto professore di organizzazione delle piccole e medie imprese presso l'Università Bocconi di Milano.
Grazie Dario. Ecco, al professor Paolo Preti darei subito la parola. Il professor Preti è professore di organizzazione delle piccole e medie imprese presso l'Università Bocconi, è un grande conoscitore di questo segmento di impresa che, come sappiamo, è la colonna portante della nostra economia, quindi gli chiederei insomma una lettura di quello che sta accadendo e soprattutto dell'importanza di sostenere quel tipo di imprese che, come dicevo prima, sono insomma rappresentate da imprenditori che hanno dei veri progetti di vita. Buongiorno a tutti, cerco di essere il più provocatorio possibile per sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Lei citando Zamagni, parlava della metafora, dell'analogia dell'alluvione, la riprendo per dire che quando capita un'alluvione, gli agricoltori sanno che il tema è quello, se non si può fare altro, di preservare il seme, in modo che quando, come lei diceva, l'acqua rientra negli argini, si abbia il seme da cui poter ripartire. Io credo che il seme vero dell'economia nazionale è l'imprenditorialità. No, abbiamo qua ospiti tre figure di imprenditori di successo. Io credo che la vera fortuna del nostro paese, appunto il seme spesso misconosciuto, sono queste persone. Si parla tanto di managerialità, di fare le cose al meglio, ma ci si dimentica spesso che la managerialità subentra, è un giusto strumento che subentra una volta che l'impresa è stata creata, una volta che l'impresa è stata fondata. E senza imprenditore non si fonda impresa. Ecco, noi in questa fase stiamo vedendo purtroppo le solite caratteristiche dell'economia italiana, un'economia fatta di imprese che funzionano, e di uno Stato, cioè di tutto ciò che comincia fuori dai cancelli delle imprese, che purtroppo denota molti limiti. Dico purtroppo, non siamo masochisti, è un dispiacere, ma bisogna essere anche realisti, bisogna riconoscerlo. Quello che sta partendo, no, negli ultimi tre mesi come risposta dello Stato, del pubblico, di ciò che sta fuori i cancelli delle imprese, si può sinteticamente riassumere con la parola assistenzialismo. Tutte cose giuste, spesso realizzate in maniera inefficiente, con lentezza burocratica, ma al di là di questo in maniera un po' assistenzialista. Noi non dobbiamo aiutare chi ha bisogno, certo, questo non è assistenzialismo, ma dobbiamo stare molto attenti a non far passare la logica che questo paese si riprenderà esclusivamente col supporto, con l'aiuto di qualcuno che sta all'esterno delle imprese. No, questo paese si riprenderà, e tra l'altro segnalo che la borsa, non riesco neanche bene a capire il motivo, insomma, nelle ultime settimane ha recuperato moltissimo del terreno perso, anche la borsa italiana, non solo le borse estere, quindi dei segnali positivi di ripresa ci sono. Noi dobbiamo sostenere ciò che permetterà realmente di ripartire, cioè le imprese, cioè i nostri imprenditori. Ecco, da questo punto di vista si sente spesso dire che gli imprenditori stanno diminuendo in Italia. No, non è così, anzi, molti imprenditori, segnalo turismo, ristorazione, che credo siano... Credo sia il settore che più risentirà di questa crisi, quindi servizi, sono in crisi proprio perché realizzano hanno visto negli ultimi anni un numero di imprenditori crescente. Si mangia sempre meno in casa, si mangia fuori, aumentano giustamente, in presenza di un aumento della domanda, aumenta anche l'offerta. E ovviamente queste aziende, nel momento di crisi, sono quelle che maggiormente fanno fatica. Quindi c'è una offerta di imprenditorialità, a mio modesto avviso, che è continuamente crescente, e questo può rappresentare in alcuni settori, piuttosto rispetto ad altri, anche un po' un problema. È una risorsa,
è il seme, ma bisogna anche stare attenti a non inflazionare, no, la presenza imprenditoriale in settori che magari sono maturi. Un secondo punto che vorrei richiamare, e poi cedo la parola alle testimonianze degli imprenditori, è cosa questi imprenditori dovrebbero fare. Allora, la pandemia ci ha messo a terra, ci ha fermato, e questo è sinonimo evidentemente di negatività. Non tutto però è il male di impernuocere, e allora io consiglio a questi imprenditori di ripartire esattamente guardando indietro più che guardando avanti. Sembra un'eresia solo dirla, ma il fatto che la pandemia abbia obbligato a fermarci e permetta oggi di ripartire è un bene, nel momento in cui può aver fatto riflettere molti imprenditori sull'obiettivo da raggiungere nella ripartenza. Bene, io darei a questo obiettivo, in maniera molto sintetica e quindi anche evidentemente limitata, uno slogan. Ecco, io credo che occorre ripartire, dicevo, guardando più ai fondamenti del passato su cui la nostra economia si è sviluppata nel corso degli ultimi 50 anni, e la direi così, sentendo poi magari le testimonianze se vorranno confermare o invece smentire questa cosa. Occorre che i nostri imprenditori ripartano facendo meglio quello che hanno sempre fatto. Dietro questo slogan c'è una necessità di miglioramento continuo. Le nostre sono piccole e medie imprese che dunque devono correre più veloci, la lepre, la volpe, che se si vuole salvare deve essere più veloce, e questa velocità, io a questa velocità darei il senso del miglioramento continuo dei processi, certo, ma soprattutto dei prodotti, dei servizi. Quindi c'è un tema, no? So che il nostro imprenditore Michelona ha dato vita, non contento della propria azienda, ha dato vita anche, ha contribuito a fondare una società che peraltro conosco, Auxiel, di consulenza. Ecco, fondamentale il processo, il miglioramento dei processi, ma alla base, no, questo fare meglio dovrebbe avere proprio la necessità più imprenditoriale che manageriale di migliorare continuamente anche il prodotto e fare meglio quello che però si è sempre fatto. Quindi io sono fondamentalmente contrario alla diversificazione. Io credo che una piccola media impresa, vera ricchezza del nostro paese, possa continuare a svilupparsi purché resti, no, nella specializzazione della propria storia, del proprio prodotto, e quindi immagino un futuro che possa, attorno al semi imprenditoriale, possa ripartire con una specializzazione spinta, un miglioramento continuo del prodotto e del processo. Ecco, ho buttato lì queste due cose tra le mille che si potrebbero dire, e ascolto io anch'io attentamente quello che i nostri imprenditori ci vorranno testimoniare. Grazie, quindi chiarissimo, sostanzialmente il paese si riprende, insomma, con chi dobbiamo puntare, con chi fa impresa, quindi non puntare all'assistenzialismo e ripartire facendo bene quello che si sa fare. Io darei adesso la parola a Daniele Lago. Io ringrazio moltissimo i nostri imprenditori che sono con noi stamattina, perché imprenditori, davvero il tempo è davvero una risorsa scarsissima, soprattutto in questo momento, quindi li ringrazio per la testimonianza che ci stanno portando. Daniele Lago, l'azienda adesso è davvero conosciuta a livello internazionale, ha fatto cose straordinarie in pochissimi anni, quindi che testimonianza ci può dare rispetto a questo momento e come vi state organizzando per ripartire? Ciao Chiara, ciao a tutti. Buongiorno. Io do assolutamente per scontato fare meglio che quello che facciamo, e lo do per scontato da tanti anni, per cui insomma, ma non c'è nessun intento polemico ovviamente, però credo che invece questo momento storico ha messo in evidenza delle problematiche che già esistevano a livello di sistema paese. Quindi adesso magari faccio un po' di zoom out, e io credo che il problema più grave in assoluto dell'Italia è che manca un pensiero strategico a lungo termine,
cosa che nelle aziende che funzionano non manca mai. Me l'ha insegnato Michelangelo Pistoletto, che quando si progettano organizzazioni hai tre orizzonti. Il terzo orizzonte è quello che guarda più in là ed è la cosa assolutamente centrale su cui poi coltivare qualsiasi tipo di progettualità e quant'altro, per cui dobbiamo disegnare finalmente la politica dovrebbe preoccuparsi di stabilire cosa vuole essere l'Italia fra 20-30 anni. E il dramma, secondo me, che mi sembra evidente, che ci siamo dimenticati delle persone più giovani, quindi i bambini, la scuola, sta roba qua, è sintomatico di una comunità quale l'Italia, che insomma che pensa solo a, non dico alla campagna elettorale, ma insomma, ma che cerca il consenso fine a se stesso, no? Quindi io credo che il problema più grave è quella roba lì, e auspico che, devo dirvi che non sono proprio troppissimo fiducioso, ma insomma da imprenditore cerco sempre di pensare positivo, ma cioè è quella roba lì di cui abbiamo un grandissimo bisogno. E quando parlo di quella roba lì, dopo insomma innesco dei meccanismi che secondo me invece questo periodo storico, laddove ce ne fosse ancora bisogno, ha ammazzato la cultura novecentesca. Perché secondo me le cose che cambiano il pianeta nella maggior parte dei casi raramente sono i politici, ma nella maggior parte dei casi sono gli impatti della tecnologia e quant'altro. Per cui a mio avviso insomma ha fatto evidenziare un gap culturale sul digitale, in termini generali insomma, che invece dovrebbe essere colmato. Di contro io devo dirvi che lato nostro non l'abbiamo assolutamente vissuta come una batosta, non ci sentiamo assolutamente a terra, anzi abbiamo con un approccio legato proprio anche al designer delle aziende, perché secondo me le aziende del futuro non saranno più potenti se hanno un imprenditore al comando eroico, ma saranno potenti se avranno tante persone intraprendenti e imprenditori all'interno dell'organizzazione, quindi insomma dei treni a più motrici piuttosto che dei treni con una sola motrice e tanti vagoni. E quindi questo digitale che è avanzato in maniera stratosferica e ha subito un'accelerazione mostruosa anche in questo lockdown, secondo me determina proprio anche un cambio di modalità nelle leadership, perché siamo in un'era dove dobbiamo avere una capacità di girarci a destra, a sinistra e chiedere aiuto umilmente e mettere a bordo tutte le persone che possono contribuire al grande cambiamento di cui poi la vita ci ha messo davanti, no? Perché oggi vinceranno le aziende e sopravviveranno e prolifereranno quelle che cambieranno in fretta, come è sempre stata, perché insomma Darwin insegna questa cosa qua, no? Per cui insomma io credo che dobbiamo cogliere gli aspetti positivi di questo periodo storico, e noi in qualche maniera insomma abbiamo cercato di farlo, per cui abbiamo trasferito tutte le energie imprimendo un'accelerazione ulteriore su tutto il tema digitale, per cui noi adesso, lo dico sottovoce, ma sembrerebbe che la ripartenza sia a V, l'auspicata ripartenza a V, perché abbiamo insomma tante segnalazioni di dealer sparsi per il mondo che sono pieni di gente. La semina che abbiamo fatto, pensate che noi abbiamo fatto il mese di aprile con un più 70% delle visite al sito, abbiamo quasi triplicato il numero della raccolta di lead. È ovvio che io ho la fortuna, credo, che lavoro in un ambito dove la casa probabilmente, insomma, noi l'abbiamo immaginato fin da subito, no, essendo stata così sotto stress, magari uno gli viene anche voglia di mettere un euro per sistemarlo, per implementarlo, per fare insomma dei ragionamenti. E quindi parlo anche da, così forse da un settore che forse potrebbe uscirne meno peggio di altri. Però credo che sono dei momenti dove noi dobbiamo, cioè le imprese devono allenarsi a qualsiasi tipo di situazione costantemente. Noi dobbiamo essere, come dire, i killer del cambiamento. Se non siamo così, moriremo. Vi ricordo quella volta che dei ragazzi sono andati a trovare Blockbuster e gli hanno detto: forse abbiamo un'idea che potrebbe essere, come dire, collegata al vostro mondo delle videocassette, bla bla bla, del retail, bla bla bla. Blockbuster gli ha detto che no, loro sapevano fare benissimo il loro mestiere. Ora, quei ragazzi si chiamavano Netflix e nel giro di qualche anno li hanno devastati.
Allora, qual è il pericolo vero, secondo me? E questi periodi storici insegnano questi aspetti qua. Il pericolo vero è che noi pensiamo di saper far benissimo le nostre cose. Il più grande errore che puoi commettere, secondo me. Perché laddove tu inizi a pensare quella roba lì è il momento esatto in cui inizi a essere vulnerabile. Perché non impari più, perché non sei più curioso, perché ti metti sopra un vieneto, diciamo, scagneo, uno sgabello, no? E quindi quella roba lì è l'esatto errore da non commettere. Per cui, insomma, credo che a livello generale io sento una grande mancanza, proprio un grande bisogno di avere un pensiero strategico, dove dovrebbe essere che il Presidente del Consiglio che lo inaugura dice che è un percorso che lui inizia, ma sarebbe felice che altri lo portano avanti invece di far sempre le guerre, no? Tra partiti, tra destra e sinistra. Però, insomma, mi sembra che non sta succedendo. Detto ciò, dopo nei nostri piccoli ecosistemi, credo che le imprese avranno anche, come dire, è anche eccitante, perché queste burrasche possono mettere in discussione anche gli equilibri e di forza all'interno di arene competitive. Per cui dopo una burrasca può essere che quello che era 27esimo in classifica arriva a essere terzo in classifica. Allora, è ovvio che dipende sempre da come vogliamo vedere le cose. Ed è ovvio che, secondo me, quello di cui noi avremo sempre più bisogno è di essere altamente stimolati e autostimolarci al cambiamento e a essere curiosi. Io ho un pensiero diverso anche sul mondo delle start-up, perché credo che le aziende che avranno futuro embedderanno delle start-up, anche se non sono definite tali per dal punto di vista giuridico, perché se tu vuoi avere una compagnia altamente competitiva costantemente, tu hai bisogno di innescare focolai innovativi all'interno dell'orchestra, sempre, comunque. Cioè, te non è che puoi arrivare a una velocità e dire ok, sono arrivato. In realtà, insomma, noi continuiamo ad appiccicare focolai positivi che generano poi valori in tanti ambiti: marketing, la lean production 4.0, insomma, ne hai una marea di cose, no, potenzialmente da poter fare. E no, ripeto, per me il grande tema dei temi sarà comunque il tema della tecnologia, nella prevalenza dei casi digitale, perché quella roba lì rovescerà tantissime cose e le sta già rovesciando. Per cui, insomma, abbiamo anche la fortuna che in questo mondo liquido che ha definito Bauman, che tutto sommato l'accesso per la cultura di quelle robe lì non è così incredibile, no? Per cui è abbastanza facile. Per cui, insomma, è un tema veramente culturale il fare impresa nel mondo in termini generali. È ovvio che se tutta la squadra, se tutta la comunità Italia rema per un verso, è ovvio che tutti andremo molto meglio, perché così è molto faticoso, è molto più faticoso. E devo dirvi che io non sono neanche così stracontento che adesso hanno portato a casa l'Air Recovery Fund. Cioè, il tema qua non è solo dopo portare a casa soldi, il tema è avere una strategia e iniziare a implementare un percorso e avere veramente una stella polare lunga, perché se no continuiamo. Io, da quando ho un po' di, come dire, di maturità da adulto, fatemi passare il termine, cioè continuo a vedere dei governi che costantemente spengono fuochi. Tu non puoi andare avanti in eterno in emergenza, non puoi andare avanti in eterno in emergenza, perché non riuscirai mai a costruire qualcosa nella tua vita. E devo dire che questa cosa qua ha a che fare anche con la cosa che ho sentito prima dire da Chiara, perché in realtà, insomma, ed è un tema anche, se vogliamo, sulla politica e anche l'impresa, noi dobbiamo mettere le persone a fare quello per cui sono nate. Noi dobbiamo cercare di indurre le persone a fare quello che sono. Perché se riusciremo a fare sta roba qua, faremo veramente dei grandi gol, e parlo a tutti i livelli. Se io, il mio core business è raccogliere dei frutti sugli alberi, non posso assumermi elefanti, ok? Devo assumere scoiattoli, devo assumere quel famoso, adesso non so come l'hanno chiamato, di marketari di turno, il reverse skill, insomma, lo skill nuovo del... però sta roba qua, insomma, è sempre stata fondamentale, non è che adesso arriva nel coronavirus. Questa cosa qua, insomma, mi sembra una roba, ecco, qua sono più d'accordo con l'intervento di prima, che dobbiamo guardare indietro,
perché dopo in psicologia non l'hanno chiamato flow, che è sta roba che quando uno fa quello che gli piace diventa inarrestabile, non sente sudore e va in una sorta di orgasmo. E quella roba lì sarà ancora fondamentale, perché tra le altre cose credo che per far ripartire la baracca in senso generale servirà veramente una grande capacità di entusiasmarci, perché dopo quella roba lì è la vera benzina che noi abbiamo in termini proprio di self-improvement, no? Cioè di dare boost alle nostre organizzazioni e alla nostra, tra l'altro io un'altra cosa che ho maturato in questo periodo è che ci siamo ritrovati ad essere o perlomeno di percepire molto di più rispetto a prima che siamo una community, e la community Lago non è più la sede di 200 dipendenti, ma la community Lago sono 400 negozi sparsi per il pianeta, sono 25 milioni di persone a cui parliamo ogni anno, ed è tutta questa possibilità che questo lockdown, vi garantisco, ci ha dato di produrre un'empatia stratosferica, cioè quasi, insomma, sembra che adesso ripeto, lo dico timidamente perché non mi piace poi fare, insomma, spararle grosse, non sono il tipo, però sembra che questa cosa qui stia producendo veramente una bella situazione. Allora, come sempre, io dico sempre che i designer, perché dopo mi occupo anche un po' di più di quella roba lì, dobbiamo avere una capacità, ma credo più in generale anche gli imprenditori, le imprese, dobbiamo avere una capacità di elaborare dei metodi, delle modalità che ci fanno capire in velocità quali sono i contesti. E a volte i contesti cambiano in due minuti, perché la roba che sembrava un'influenza, che tutti dicevano bla bla bla, in due minuti è arrivata e ha cambiato radicalmente il contesto, no? Se tu riesci a focalizzare subito quel contesto, me lo insegnava anche l'amico Favino, che quando scrivi un dramma tu non puoi non partire dal contesto, perché tu non riesci a costruire una narrazione se non dici che sei a Madrid e sono le 5 del pomeriggio, fa un caldo e dopo ci inserisci un protagonista, bla bla bla. Allora la stessa cosa è per noi. Noi dobbiamo avere una capacità di analizzare i contesti, forse io dico ancora di più, di sentirli, no, l'empatia, di sentirli i contesti e dopo di cambiare velocemente. Concordo con l'intervento di prima, che ho visto a volte, ma io vi do il mio punto di vista, non ci vuol dire con tutta l'umiltà del mondo, non è che voglio puntare il dito contro, però ho visto che tanti hanno fatto proprio questi cambiamenti radicali, conversioni industriali, che cioè io lì sono un po' più cauto, perché credo che quando passa una tempesta devi darti anche il tempo di capire come sarà il contesto. Io sono stato ipercritico con gli amici milanesi quando postavano, cos'era, Milano non si ferma, perché mi sembrava una grande cavolata, perché non stiamo capendo nulla della situazione, cosa cacchio vogliamo dire? No, io dico che quando non riesci a capire il contesto, io credo che il silenzio religioso sia sacro, perché devi aspettare che passi la burrasca, che la polvere si depositi, capisci cosa rimane, inizi a elaborare dei pensieri e dopo acceleri, no? Per cui credo che questa cosa qua ha messo anche in evidenza, insomma, sapete, quando un pilota d'aereo non ci sono perturbazioni, va tutto fila liscio, insomma, non dico che potrei farlo anch'io, ma quasi, no? Il problema vero è quando succedono queste robe qua, che si vede poi la capacità politica, imprenditoriale di un'organizzazione di reagire, cambiare, bla bla bla, insomma. Per cui, insomma, per chiudere, oppure se hai altre domande, poi Chiara rispondo volentieri, dico che, come sempre, noi dobbiamo essere bravi di analizzare il contesto e dobbiamo concentrarci sulle cose che possiamo implementare e che sulle cose nuove, tra l'altro, che adesso abbiamo avuto, che prima non avevamo, no? Per cui, insomma, dobbiamo avere anche questa capacità di tagliare le cose che non possiamo cambiare, di accettarle e di lavorare e concentrarci sulle cose che possiamo fare, e vi garantisco che sono sempre un miliardo, perché tornando anche all'intervento di Preti, dai processi ai modelli di marketing, ai modelli commerciali, all'e-commerce, allo storytelling, che comunque dei brand italiani secondo me devono sempre, come dire, avere un occhio di riguardo, perché gravitiamo e narriamo anche delle storie quando vendiamo i prodotti, e questi prodotti portano con sé dei significati che sono costruiti anche con
appunto con tante cose che tu costruisci per dare una reputazione al brand, per dare una visibilità, per dare insomma quel valore che poi si trasforma in EBITDA, perché dopo tutte queste parole qua non sono mai lontane da una capacità poi di generare anche economia. Ovviamente noi facciamo gli imprenditori e cerchiamo di unire proprio questo aspetto cultura profitto e di mescolare continuamente questi aspetti, no? E ribadisco che noi dovremmo a maggior ragione oggi ripartire dalla cultura, che non è una roba naif, ma è esattamente quella che ci darebbe una gran mano a costruire significati per tutto il nuovo Made in Italy della nuova normalità. Allora, se noi faremo quella roba lì, vinceremo alla grande. Se non la faremo, saremo qui a spegnere fuochi continuamente, come stiamo facendo. Quindi c'è l'immigrato per 6 mesi, c'è un'altra roba per altri 3 mesi, dove andiamo, dico io? Cioè, dove andiamo? Quindi dovremmo avere la forza, e qua dopo tocco anche il tema del pueblo, perché ovviamente se dopo il politico fa un'immagine a lungo termine e il pueblo vuole sentirsi dire le cavolate del giorno dopo, ovvio che ti rendi conto che non è un problema di leader politici. Io tra l'altro sono di quell'avviso lì, non è un problema di leader politici, perché abbiamo i leader politici che ci meritiamo. E quindi insomma, positivi, determinati, però anche, come dire, non completamente rimbambiti da non comprendere che ci sono cose che potrebbero andare molto più forte, no? Leggevo un'intervista molto bella dell'Harvard Business Review durante il lockdown, dove si chiedevano come fosse possibile che esistessero la Lombardia e il Veneto, che fossero confinanti e avessero due gestioni completamente agli antipodi del problema. Perché io vi garantisco, se io fossi Conte, io avrei chiamato la Merkel dopo 2 minuti, gli avrei chiesto umilmente, dammi una mano, che avrei chiamato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, avrei chiesto cosa dobbiamo fare. Cioè, voglio dire, perché anche questo è un tema poi, no? Cioè, questo orgoglio che non porta da nessuna parte, noi dobbiamo essere orientati al risultato, no? Al nostro orgoglio, no? Dobbiamo essere orientati al risultato. E il leader del futuro, secondo me, dovrà sempre di più essere orientato a queste robe qua, perché sennò c'è il celedurismo che non ti porta ai risultati, ma ti porta solo a dare un po' di cibo al tuo ego, ma non fai passi rilevanti. Grazie Daniele, hai messo sul piatto temi che ci consentono di organizzare talk per tutto il 2020, quindi grazie. Rispetto al tema dell'orizzonte, certo, quello che dovremmo auspicare è insomma essere insomma guidati da insomma qualcuno che ha un orizzonte, che ha un orizzonte lungo e ha una progettualità, anziché spegnere i focolai, come hai detto tu. Importante il tema del contesto, importante il tema del digitale, ma soprattutto mi piace questo messaggio positivo che hai voluto dare, nel senso le burrasche possono in realtà innescare anche dei processi positivi, quindi tutto sta insomma a saperle governare. Certo è che insomma aziende che sono state prima governate bene e gestite bene, è chiaro che hanno più strumenti anche in termini di conoscenze digitali, quindi insomma si arriva, tutto sta a come si arriva alla burrasca, in che condizioni, quindi grazie. Poi se riuscirai a rimanere collegato con noi, poi ti potrò interpellare anche successivamente rispetto agli stimoli che ci daranno adesso anche gli altri imprenditori. Grazie per ora, e passo a Nicola Michelon, anche qui un imprenditore della stessa area geografica. Oggi insomma il nord-est è sempre molto rappresentato. Ecco, dal suo punto di vista cosa ci può dire rispetto a questa emergenza, al modo con cui è necessario adesso fare impresa? Grazie l'opportunità. Allora, io penso che l'emergenza sia arrivata ovviamente in modo improvviso, in un momento in cui le aziende erano, o perlomeno la maggior parte delle aziende che conosco, erano molto focalizzate su percorsi di crescita. Venivamo da 10 anni di crisi, di crescita economica sostanzialmente ininterrotta, non parlo a livello italiano o europeo, parlo a livello globale. Quindi le imprese che operavano a livello globale
hanno come la nostra, hanno passato gli ultimi 10 anni aprendo opportunità in tutto il mondo. Magari c'è stato il 2014 dove la Russia ha rallentato, il 2012 dove si è fermato un altro mercato, però sostanzialmente abbiamo potuto permetterci il lusso di guardare per 10 anni al futuro nel breve e nel medio e nel lungo termine, con la consapevolezza di poter crescere e con la convinzione di avere sostanzialmente nelle nostre mani tutte le leve necessarie per garantire la crescita e lo sviluppo delle nostre imprese. Con una velocità incredibile, che però, guardando un po' all'indietro, è un po' un tema di tutte le crisi che si sono scatenate negli anni 2000, cioè nel 2001 l'11 settembre è innescato la prima, nel 2009 il crollo di Lehman Brothers ne è innescato un'altra, nel 2019 l'arrivo del Covid ha innescato la terza. Un evento esogeno, o comunque un evento, sì, beh, esogeno alla maggior parte delle imprese, e comunque un evento singolo pivotale ha scatenato reazioni a catena che hanno rapidamente sconvolto il modo in cui le imprese guardano perlomeno al medio termine. Io penso che la prima cosa da fare sia quella sempre di fare delle scelte che siano orientate a lungo termine. Nell'intervento precedente di Lago l'ho detto più volte, cioè io penso che la prima qualità di un imprenditore debba essere la perseveranza, e non solo di un imprenditore, di un manager, ma anche di un ragazzo che sta studiando. Cioè, un ragazzo che sta studiando all'università si è dato un obiettivo a 5 anni, quello di laurearsi per costruire poi la sua vita. Un imprenditore che comincia un'azienda o un manager che ne guida una deve guardare molto più lontano del breve termine. Se si guarda nel lungo termine, un po' la prospettiva di crescita continua a esserci per la maggior parte delle imprese. È ovvio che se si guarda nel lungo termine ci sono alcune imprese che faranno fatica a sopravvivere. Cioè, il mondo delle automobili, quando l'automobile è arrivata, chi faceva carrozze probabilmente nel lungo termine un problema poteva intravederlo, magari non subito agli albori, ma poco dopo. In questo momento la prima domanda che dovrebbe farsi chi guida un'azienda, ma in generale chiunque partecipi alla vita aziendale, in un'azienda sana tutti partecipano alla vita aziendale, alle decisioni dell'azienda, dovrebbe guardare in là e dire: fra 10 anni ci sono ragioni per credere che la mia impresa, sostanzialmente come è fatta oggi, o cambiando una quota del 20%, 30%, il modo con cui faccio il mio prodotto, il modo con cui faccio il mio servizio, guardando in là di 10 anni, ci sono condizioni che non posso controllare per cui cambieranno in maniera significativa lo scenario competitivo e renderanno impossibile per la mia impresa, o comunque estremamente difficile per la mia impresa, sopravvivere? Se la risposta è sì, allora bisogna cominciare a lavorare in questa direzione. Se la risposta è no, secondo me reazioni convulse a crisi di breve periodo portano solo a nervosismo e tensioni interne, che poi ovviamente vengono percepite dal mercato, i cui benefici sono piuttosto dubbi. Penso che, quindi, tornando all'argomento di perseveranza e visione di lungo periodo, che per la maggior parte delle imprese i cambiamenti inevitabili che avverranno nei prossimi mesi e anni non comportino una distruzione del proprio segmento, della propria industry, e che non richiedano un cambiamento totale del modo di lavorare, ma richiede un adattamento consapevole a quello che sta succedendo e che verosimilmente succederà nei prossimi mesi e prossimi anni. Costruendo quindi uno scenario futuro, o meglio, N scenari futuri, che all'inizio della crisi erano moltissimi. Noi fin da subito abbiamo cominciato a ipotizzare scenari, poi alla fine di ragionevoli ce ne sono sempre un numero abbastanza limitato, 2, 3, 4, 5, dipende sempre dalla complessità del sistema. Ragionando su questi scenari, puoi fare delle scelte di medio e di breve periodo. La cosa più sbagliata è quella di prendersi dalla foga del breve periodo, di
di voler cambiare tutto subito e di volerlo farlo senza un percorso consapevole, un'ottica consapevole di lungo periodo. E qui sicuramente il sistema imprenditoriale o comunque il mondo dell'impresa ha un grossissimo vantaggio rispetto al mondo della politica, che è quello di non avere un CDA, un consiglio di amministrazione, un comitato guida o un management team che cambia ogni 18 mesi o 12 mesi e che viene rieletto che non riesce a durare per almeno 5 anni, che sono gli anni necessari per cambiare in maniera efficace un'organizzazione. Io penso che chi ha scritto la nostra Costituzione, l'ordinamento dello Stato, avesse un principio, avesse bene in testa il fatto che i cambiamenti di organizzazioni complesse come possono essere le medie imprese, ma ovviamente com'è in misura in qualche ordine di grandezza superiore uno Stato, non possono avvenire in 12 mesi. E purtroppo quando ci guardiamo attorno vediamo che i paesi che meglio sono cresciuti negli ultimi 20 anni, che sono stati periodi difficili di cambiamento, sono quelli che hanno avuto governi che sono durati per anni. Cioè, parliamo di Merkel da ormai più di 3 legislature tedesche. In queste 3 legislature penso che l'Italia abbia cambiato 10 governi. È come se un'impresa avesse cambiato 10 consigli di amministrazione negli ultimi 10 anni. Io non penso che esista una impresa al mondo che possa aver avuto successo con una strategia che prevede il cambio di chi la guida e della prospettiva con cui la guida, quindi non solo delle persone, ma anche del punto di vista su come questa impresa deve essere guidata ogni 12 o 18 mesi. Penso che la mia esperienza non sia diversa da altre, credo sia confermabile. Io vedo che la maggior parte delle aziende di successo hanno alla guida un team, non c'è mai solo un imprenditore, ma un team di persone che riesce a essere stabile, a diventare un riferimento, a prendere decisioni basate sull'esperienza e sull'intuito e a conquistarsi la fiducia di tutte le persone che lavorano all'interno e all'esterno dell'impresa, per cui si diventa interlocutori qualificati per progetti sempre più complessi, per opportunità sempre più ambiziose, e con questo l'azienda cresce. Io penso che questa crisi più di altre stia mettendo in luce come una squadra che guida un'organizzazione debba essere consapevole e in grado intanto di avere responsabilità che vanno ben al di là dei 18 mesi, cioè la responsabilità di tutte le nostre scelte ha un impatto sui prossimi 3 mesi, sui prossimi 6 mesi, sui prossimi 12 mesi, ma soprattutto avrà un impatto, se sono fatte bene, sui prossimi 5-10 anni. Dopodiché la squadra deve conoscere lo scenario e le cose su cui non riesce ad agire. Per esempio, per un'impresa è difficilissimo in questo momento agire sul contesto, individualmente possiamo fare molto poco, ma conoscendo le leve su cui non si può agire, andare a individuare quelle su cui si può agire, che sono sempre le stesse: persone, processi, prodotti e servizi, e in capire come adattare questo nel breve, nel medio e nel lungo periodo agli scenari di breve, medio e lungo periodo. Chiarissimo, grazie per aver sottolineato questo tema della continuità, per questo dicevo anche in apertura, insomma, i nostri imprenditori riescono a fare impresa nonostante il contesto intorno cambi regolarmente, nonostante l'impianto normativo cambi con grande rapidità, nonostante appunto le certezze fuori siano davvero poche. Però adesso io lascerei la parola al nostro ad Alessandro Metti, il nostro imprenditore che è qui con noi in studio. Alessandro Metti ha una grande insomma, esperienza di creazione di imprese, ha un business insomma, analogo al nostro, ha fondato una casa editrice mai molti, molti anni fa e così ha una grande esperienza nell'ambito della gestione delle imprese. Gli stimoli di Daniele Lago e del dottor Michelon sono stati molti, cosa ci può dire? Innanzitutto buongiorno a tutti.
Cambio allora il mio breve intervento in corsa, perché ho sentito tanti di quegli stimoli da Paolo Preti, Daniele Lago e Nicola Michelon, che mi riferisco proprio a quello che loro mi hanno fatto emergere dalle cose che sono state dette, perché così faccio anche un po' il fil rouge. Devo solo fare una premessa. Io sono stato un imprenditore, diciamo che lo sono ancora, perché supporto mio figlio a cui ho ceduto l'azienda, però posso, diciamo con una certa, scusate la parola, autorevolezza, parlare di impresa, perché al di là di 20 anni come impiegato e poi alto dirigente di una delle più importanti società italiane, ho avuto il piacere di fondare, sempre fondato, mai comprato, 13 aziende, di averne venduto 8, 3 per problemi vari hanno avuto qualche problema e 2 oggi sono ancora le aziende in cui ho una partecipazione. Quindi mi porto alle spalle, anche se in periodi probabilmente più felici, una bella esperienza. Allora, vediamo se riesco a riprendere alcuni concetti che sono stati espressi in maniera molto chiara e se riesco a essere anche un filino provocatorio, così da animare poi successiva discussione. È stato parlato nel primo intervento di Paolo Preti, ha detto una cosa bellissima, le aziende che adesso si trovano di fronte, non sappiamo ancora che cosa, perché questo è un tema che varrebbe poi la pena sviluppare, come andrà avanti questa storia. Comunque le aziende devono guardare indietro e non davanti. Assolutamente d'accordo. Fra l'altro questo concetto l'ha ripreso anche Daniele Lago. Perché? Perché le aziende devono difendere i propri valori aziendali. Quella è la cosa più importante. E qui mi rifaccio, piccola provocazione, all'intro che aveva fatto la nostra moderatrice, quando, riprendendo un leitmotiv che ormai troviamo su tutti i giornali e su tutte le dichiarazioni, un'azienda su 3 sta chiudendo, ha chiuso, chiuderà. Va bene, secondo voi, se un'azienda su 3 ha chiuso, chiude o chiuderà, quale sarà questa azienda? Sarà un'azienda che probabilmente comunque prima chiudeva, avrebbe chiuso, perché? Perché alla fine della fiera, in questo, per questo periodo, lo possiamo considerare non un periodo di sospensione dell'attività. Quindi io sono anche poco d'accordo quando chi parla di ricostruzione dell'economia dell'aniata. Noi abbiamo avuto, stiamo vivendo un periodo di economia sospesa, quindi il network degli affari si è interrotto, però un'azienda che ha dei valori aziendali forti è un'azienda che riprenderà. Faccio un esempio molto banale e probabilmente un po' così vi farà sorridere. Io ho il mio barbiere che ha un dipendente che io lo considero un imprenditore, perché lui deve fare il conto con la domanda e l'offerta, con uno Stato che ha le sue regole del gioco verso i piccoli artigiani, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, questo mio barbiere, come vedete parlo proprio dell'entità minimale, mi ha detto: questo lockdown mi ha fatto perdere 50.000 euro, 25.000 euro conto di recuperarli durante questa ripresa. Quest'anno il mio bilancio sarà carente di questa cifra sicuramente importante, però la mia attività non cambia, la mia attività sarà banalissima, sarà scontatissima, però evolve. E quindi io quindi introduco anche un altro concetto che mi piace introdurre sempre quando mi capita di parlare di queste cose. Valori aziendali. È un'azienda, lo diceva Preti nel suo intervento, dice si costruisce nell'arco di un certo tempo, e qui mi piace quello che è stato detto sulla visione a lungo termine dell'azienda. Bene, un'azienda ha in pancia quei valori, ma anche quegli asset economici, se l'azienda è gestita secondo il principio
dell'azienda ricca e l'imprenditore povero, scusate questa esagerazione, però voi mi capite, se l'azienda non fa operazioni finanziarie, cioè se l'imprenditore fa l'imprenditore e non il finanziario, non fa investimenti particolari, quindi l'azienda ha quei valori in pancia per cui, a mio avviso, questo periodo, e questo è il problema, sarà un periodo che, ripeto, lo possiamo considerare di interruzione dell'attività, ma non è che verranno stravolti i valori di una azienda, dell'azienda assolutamente. Michelon ha detto nella sua riflessione, è importante che un'azienda faccia delle scelte a lungo termine. Mentre lui parlava di questo discorso, faceva questa riflessione che condivido pienamente, mi veniva in mente al nostro bel paese, al nostro stivale. E quindi probabilmente varrebbe la pena pensare come questo evento, come il lockdown che stiamo ancora vivendo, perché su questo aspetto mi piacerà poi nel seguito approfondirlo, noi il nostro stivale lo dobbiamo pensare come il paese Italia o come l'azienda Italia? E quando lui parlava di scelte a lungo termine che determinano strategia aziendale, politica aziendale di un certo tipo, mi veniva in mente se il nostro paese deve essere gestito da politici abituati allo spoil system, per cui ogni cambio di formazione politica cambia non solo le strategie di gestione di importanti situazioni, e qui voi sapete a chi mi rivolgo, ma perché devono cambiare anche gli manager, trattino imprenditori, delle più importanti aziende italiane. Noi sappiamo che abbiamo importanti aziende italiane che sono ancora gestite da manager individuati dalla nostra politica. Ecco, lo spoil system è una... un esempio di cattiva gestione non del paese Italia, dell'azienda Italia, se chi ci guida pensasse di gestire un'azienda e non un paese. Io preferisco fermarmi qui come prima riflessione per poi intervenire su un aspetto che mi sta molto a cuore, che è quello di capire se nei prossimi mesi c'è un progetto di ripresa dell'attività del nostro paese. Grazie ad Alessandro Maite, ha detto una cosa molto, molto sensata rispetto alle aziende che hanno chiuso. Effettivamente le aziende ben governate, ben gestite, probabilmente insomma, in questo momento stanno soffrendo certamente meno, ma ne abbiamo un esempio qui con Daniele Lago e Nicola Michelon, quindi questo è certamente vero, le aziende che insomma in questo periodo non ce l'hanno fatta, probabilmente insomma avrebbero avuto delle difficoltà anche a lungo termine. C'è poi tutto il tema invece di settori che sono molto molto in crisi, come ad esempio il turismo, e qui però adesso non ci questo c'è un punto di domanda rispetto a questo, ma non ci addentriamo in questa tematica, magari faremo una puntata ad hoc. Credo però che siano arrivate delle domande, vero Dario? Sì, Chiara. Poi sulle aziende che falliscono in questo momento forse sono solo stime, perché la vera ondata arriverà, non è ancora arrivata. Adesso ci sono tanti aiuti, c'è la cassa integrazione, non c'è la possibilità di licenziare, ci sarà una finestra, quindi secondo me dobbiamo attendere un pochino prima di fare anche queste valutazioni. Però volevo mandare da Daniele Lago, perché prima parlava nell'inizio del suo intervento di politica e del ragionamento di cosa vuole essere l'Italia tra 20 e 30 anni, però visto che c'è anche in corso uno scontro fra Confindustria e la politica, il Confindustria che attacca la politica, il Premier in particolare che risponde ai vertici di Confindustria, io chiedo a lei da imprenditore, ma l'hanno contattata? Qualcuno le ha chiesto qual è la sua idea di paese? Cioè, in che modo può dare il contributo se nessuno glielo chiede?
No, no, non mi ha contattato nessuno. Sai, un altro problema gravissimo è che la politica non è attrattiva nei confronti delle persone che hanno capacità, secondo me. Questo è il dramma dei drammi, perché se tu non crei... Se la Lago e la Unox non fossero attrattive, io e Nicola saremmo in grande affanno, perché le persone smart, sveglie, che hanno determinazione, bla bla bla, non verrebbero a mandarci curriculum, bla bla bla. Quindi il tema di essere degli attrattori universali è uno delle prime cose che... Io sono decimo e 10 figli, tra le altre cose, quindi la classica storia di famigliocrazia, che io non tanto per volontà strategica, devo dire, dopo è arrivata, forse dopo mi sono trovato, però insomma ho sempre odiato la famigliocrazia, perché ho sempre pensato che le persone che meritano di più a fare un mestiere sono quelle che ne hanno più voglia, più capacità, a prescindere da un cognome, a prescindere da qualsiasi aspetto, no? E torno proprio al concetto proprio anche di self-improvement, perché tu diventi una potenza quando fai quello per cui sei nato. E quindi no, non mi hanno chiesto, e devo dirvi che è drammatico che tu... Vogliamo parlare di codice Ateco? Cioè, nel senso, cioè, che senso ha che chiudiamo i negozi di mobili che hanno 10 persone a settimana e che sono... Noi adesso qua in Lago siamo tutti, a parte io che parlo per lo speech, siamo tutti con mascherina, gel, insomma, cazzi e mazzi, febbre due volte al giorno e bla bla bla. Sono stato a fare qualche giorno al mare e lì hanno liberi tutti. Allora, io l'ho sempre sostenuto che sono i momenti di svago quelli che saranno più problematici da governare. Perché dentro i luoghi del lavoro, della vendita, c'è sempre un presidio, perché c'è un responsabile che se succede qualcosa sono cavoli, per cui è ovvio che lì è più facilmente governabile. E credetemi, io quando dico queste cose qua non è che ho il berrettino del paron che vuole fare i schei a tutti i costi, non me ne frega niente di fare i soldi a tutti i costi, perché dopo credo in una, come dire, in uno sviluppo generalmente sostenibile. La sostenibilità non è solo ambientale. Se io rispetto l'ambiente e massacro i miei collaboratori, non sono sostenibile. Se rispetto l'ambiente, rispetto i miei collaboratori e non rispetto l'economia, che non mi porta a bilanci attivi a fine anno, non sono nuovamente sostenibile. Per cui è ovvio che la capacità che dobbiamo avere tutti insieme, e qua mi riferivo proprio ai cambi di leadership per la morte della cultura novecentesca che era pre-digitale. Ecco, su sta cosa qua dovremmo, ti par normale che tu decidi di chiudere tutti i negozi senza avere un rappresentante di tutti i negozi al tavolo? Ah, io non lo farei mai. Cioè, io per dirti, se sono il Presidente del Consiglio Conte, non lancerei mai la app Immuni se non ho seduto al tavolo i crisanti di turno, li ho convinti prima. Perché se io lancio il coso, è come se Nicola lanciasse una strategia a lungo termine e ha tutte le prime linee della sua azienda che dopo tre minuti gli dicono: ma cosa cazzo fai? E che non li ha coinvolti, non li ha portati a bordo. Allora, il come fai le cose ha a che fare con la possibilità del successo di quelle cose. E siccome l'essere umano funziona sempre allo stesso modo da tanti decenni, da tante centinaia d'anni, ha bisogno di sentirsi a bordo. Empatia si chiama, non è che parlo di robe stravolgenti. Quindi io sinceramente avrei messo intorno a un tavolo sti signori per contribuire a far sì che poi anche l'opinione pubblica non riceva ogni due secondi è tutto nero, è tutto bianco, è tutto, cioè, è come se la Lago o la Unox o le aziende di, e non c'è il nome, scusami, ma non Chiara, di Alessandro, ecco, dicessero tutto destra, tutto sinistra ogni quattro giorni. Cioè, i nostri clienti dopo due secondi ci mandano no a quel paese, ma alla grande. Quindi insomma è ovvio che io credo che davvero, ma non lo dico da quando tu governi un'orchestra e le modalità con cui implementi l'orchestra sono molto simili, perché oramai le imprese non possono più, cioè il fordismo è abbastanza morto, cioè non a caso la lean production, il kaizen, il miglioramento continuo, le organizzazioni bottom up che coinvolgono tutti i collaboratori, tutte le community saranno più vincenti, non a caso. Quindi come è morto il fordismo, è morto anche un certo modo di fare politica, punto. Solo che il mondo va più veloce della governance, no? Allora dovremmo essere bravi a riformare le governance.
Io quando c'è stato quel referendum famoso che voleva modificare un po' la governance, l'assetto dell'Italia, mi sembra che abbiamo perso una grande occasione anche a livello proprio psicologico, no, di cambiamento, perché dovremmo anche... Io ho imparato un'altra cosa anche in questi anni. Tu capisci davvero quello che ti piace fare provando a fare cose. Io credo che l'unico errore che possono fare le imprese o i governi è quello di non sperimentare. Non mi sembra una follia che alcune regioni non abbiano sperimentato le scuole aperte, che hanno un tasso di contagi bassissimo. A me sembra una follia. A me sembra una follia. Trattare tutto, no, come era un fascio è una follia. Per questo ti fa capire di come non ascoltiamo le cose, di come non percepiamo le cose, insomma. E quindi, insomma, torno a ribadire che non è molto diverso. Cioè, Unox fa dei prodotti, Lago ne fa altri, ma noi dobbiamo allenare gli approcci. Sono quelli che ci faranno fare la differenza in prospettiva. I brand saranno, io concordo molto con quello che ha detto Nicola, saranno sempre di più i loro punti di vista. I loro punti di vista è un allenamento omeopatico, non è l'antibiotico. Devi ogni giorno tu prendere una goccina di innovazione, una goccina di follia, una goccina di perseveranza. Cioè, ogni giorno ti alleni a reagire a situazioni che variano. Perché poi, tra l'altro, adesso questa qua è stata una cosa veramente storica, ma dopo ne succedono in azienda, ne succedono comunque ogni settimana di cambiamenti. C'è un cliente che va in crisi, che non ti paga, c'è un mercato che va in crisi, che non capisci bene perché, c'è un prodotto che inizia a calare, cioè voglio dire, dopo no. E questo allenamento deve essere fatto con una costante che, a mio modo di vedere, ha a che fare proprio con un paradigma della vita, e che è un paradigma della vita che è l'esatto opposto di quello che ci hanno venduto negli ultimi decenni nel pianeta, non solo in Italia. E quella roba lì che si chiama reddito di cittadinanza, posto fisso, o tutte quelle modalità lì che non hanno a che fare con la vita vera, perché la vita vera, per come la percepisco io, per come la vedo io, è un'avventura. E tu, per allenarti alle avventure, devi, come dire, costantemente tenerti vivo a tutto tondo, no? E i segnali del reddito di cittadinanza, secondo me, non sono tanto negativi tanto per i budget, ma sono negativi tanto per il simbolo che portano con sé. Noi dobbiamo stimolarci costantemente a mettere a terra il nostro potenziale creativo, umano. Allora, quella roba lì va fatta in termini di risveglio dell'umanità, perché sennò saremo fregati. Cioè, chi è, chissà, se non arriva un'altra, io spero di no, ovviamente, ma quante cose che potranno succedere? La vera pandemia, secondo me, è quella ambientale, che però è molto lenta ed è, succede senza avere il botto forte di questa roba ultima che ci è successa. Allora, non andrà tutto bene, andrà come la faremo andare, capito? Allora dobbiamo tornare a una dimensione di volontà, determinazione, di 3% di bambino in noi, di un po' di monellaggine per innovare, ma dobbiamo tornare a quella roba lì. Non possiamo pensare di dirci che andrà tutto bene e amiamoci tutti, perché a me quelle robe là fanno girare davvero le palle, perché è l'esatto opposto di quello che invece cerco di trasferire ai miei bambini, perché no, la vita va come cerchi di farla andare, non è che... per questo dovresti viverla quasi come un esperimento, non come una roba che ti viene donato il sorriso, che qua tutti ridono ultimamente. Cioè, scusate l'inglese, ma insomma, la vita è un processo che va alimentata sia lato, per quello ribadivo prima, perché io credo che insomma questa capacità delle organizzazioni di stimolare il potenziale creativo di tutti i collaboratori è strategico, è proprio una roba, è una bomba, perché credo che tante volte le organizzazioni ingabbiano queste robe qua, no? E allora quella roba lì ti porta veramente a mettere gli scoiattoli, a salire gli alberi e magari altri skill posizionati da altre parti che ti servono poi per costruire l'orchestra in senso armonioso, tondo, perché noi siamo delle orchestre, metaforicamente parlando siamo delle orchestre, e se vogliamo suonare una roba armonica che non puoi dire un giorno è tutto nero, un giorno è tutto bianco, perché l'orchestra, cioè, va in ansia, cioè dove... Un altro aspetto che avrei tenuto conto in termini di comunicazione strategica da parte del governo era quello dei nervi saldi, no? Cioè l'equilibrio di dispensare messaggi allarmistici, no, per me doveva essere molto governato, perché poi il popolo si alimenta di paure. Io non sto dicendo che non vanno dette le cose,
sto dicendo che vanno dette nel giusto modo. E non governare la comunicazione per un governo oggi è una follia allo stato puro. È una follia allo stato puro, come lo sarebbe anche per la Unox, e come lo sarebbe per la Lago, e come lo sarebbero per le 3-4 aziende, complimenti per le 13. Io ho avuto a che fare solo con una, mi basta per adesso, devo dirvi. No, grazie. Dopo, scusami, Chiara, Nicola, quanti anni hai? Hai il microfono spento. Nicola, non sei sentito? Sì, ho 38 anni. No, questo qua è ancora più significativo. No, Nicola ha 38 anni, io ne ho 10 in più, ne ho 47. E se tu vai in giro per il mondo, a 38 anni, non è che a 38 anni sei giovanissimo, capito? Qua in Italia, a 38 anni, Nicola, secondo me, avrà fatto, io all'inizio almeno era così, ha fatto una fatica becca per trovare, trovare dignità nei tavoli, perché magari sei sempre quello giovane. Che, allora, questo qua è un altro tema paradigmatico in termini culturali. Al di là delle tue capacità, quando sei troppo giovane, no? Allora, questa roba qua, noi dovremmo tornare a essere giovani quando abbiamo 30 anni in azienda, non quando ne abbiamo, ogni tanto dicono giovane anche a me, questa è la follia, hai capito? E invece dovremmo stimolare a mettere al governo delle aziende, dei CDA o di quel che è, insomma, scommettere e rischiare un po' di più. Ecco, questo qua è un altro tema che ha a che fare, secondo me, con il futuro. Ho visto uno speech molto interessante di un docente, mi sembra bolognese, che ha fatto da fabbrica in Benetton, ha fatto una fotografia impietosa dell'Italia, ma che non è, cioè il problema non è il corona, il problema si chiama demografia, invecchiamento, si chiama non scommettere sul futuro dei giovani, cioè quindi il corona ha il rischio che diventerà una grande scusa per non fare le cose che servivano anche prima, questo è il rischio che vedo io. Sì, allora, è vero quello che hai detto, non andrà tutto bene, andrà come la faremo andare, e dobbiamo dirci che abbiamo un'opportunità per non tornare a vivere delle cose come le vivevamo prima, ma per modificarle, per cambiarle, per cambiare alcuni paradigmi. Abbiamo effettivamente un'opportunità che dovremo essere capaci di cogliere, ma per questo, insomma, ci vogliamo ispirare, insomma, a voi che fate imprese, che avete questa lucidità di vedere le cose, insomma, con questa visione così, così prismatica. Ma credo che ci sia una domanda per Nicola Michelon. Sì, un'ascoltatrice, a proposito di percorso, di strategia, è interessata a capire quali sono le figure chiave in azienda che realmente possono trainare la ripartenza, e nel caso anche di Nicola Michelon magari è interessante capire se avete fatto gestire questa crisi da un team di esperti, chi sono e come hanno gestito questa situazione. Allora, non sono sicuro. Allora, la seconda parte della domanda, cioè abbiamo fatto gestire questa crisi a un team di esperti, la mia risposta è che il team più esperto per quanto riguarda le scelte della nostra impresa siamo noi, che la guidiamo da 10 anni a questa parte, abbiamo da 15 anni a questa parte. Il nostro management team è tutto più giovane di me, siamo cresciuti assieme, abbiamo fatto un percorso che ci ha portati a maturare personalmente e professionalmente, e pensiamo di avere abbastanza chiaro quali sono le leve su cui possiamo agire e su cui non possiamo invece agire. Abbiamo usato gli esperti per confrontarci sugli scenari futuri e quindi elaborare quali sono gli scenari, cioè il contesto in cui ci troveremo a operare, ma per quanto riguarda le scelte che la nostra impresa farà per navigare attraverso questi scenari, penso e ritengo che le competenze in azienda ci siano tutte. A differenza di altri settori, noi facciamo macchine che vanno nella fabbrica dei nostri clienti, la fabbrica dei nostri clienti si chiama cucina e la maggior parte dei nostri clienti sono dei ristoranti. Quindi, a differenza di altre imprese che magari possono vedere anche delle opportunità di breve periodo all'interno di questa crisi, noi guardiamo il mercato dei nostri clienti e si pongono notevoli problemi di scenario.
si parlava prima di ristorazione e turismo, le due cose sono abbastanza legate perché comunque il turismo alimenta in maniera significativa il mondo della ristorazione. Ci sono scenari di breve termine che ovviamente sono stati e sono tuttora distruttivi, cioè per quanto possa andare bene, è chiaro che per tutta Europa la stagione estiva non andrà bene per i nostri clienti, per i nostri ristoratori, per i nostri alberghi. Potrà forse salvarsi con durante i mesi di luglio, agosto e settembre, ma sicuramente non sarà una stagione gloriosa. Vedremo come andrà quella invernale. In tutti i nostri scenari noi non possiamo ipotizzare un ritorno alla fiducia sugli investimenti da parte dei nostri clienti prima di marzo 2021. Se a marzo 2021 le prospettive per il turismo e la stagione estiva saranno positive, a quel punto tornerà anche la fiducia sugli investimenti. Quindi, a differenza di altri, ieri parlavo con un manager di un'altra impresa, preoccupato perché nei prossimi due trimestri hanno fatto una stima di una perdita di EBITDA tra il 20 e il 30%. Dico, guarda, io ho fatto una stima di perdita di fatturato tra il 60 e il 70, il problema dell'EBITDA proprio non ce l'ho, cioè l'EBITDA non lo guardo neanche quest'anno. Per cui nel brevissimo periodo lo scenario che dobbiamo affrontare è uno scenario che sul quale non possiamo agire, perché possiamo fare delle scelte che possono aiutare a riprendere gli investimenti verso i nostri clienti. Possiamo fare invece delle scelte di medio e lungo periodo che dicano, ok, va bene, nel migliore degli scenari a marzo 2021 la prospettiva per tutto il mondo del turismo e una parte del business travel torna ad essere vicina a quella che magari non era quella del 2019, magari potrebbe essere i volumi del 2010, e in questo caso noi dobbiamo trovarci pronti. Nel caso peggiore ci richiede anche la prossima stagione 2021, la prossima stagione estiva potrebbe essere compromessa, è uno scenario che non riteniamo realistico ma che comunque potrebbe accadere, e in questo caso non ci sarà una ripresa della nostra domanda prima del 2022. Sulla base di questo, quali sono le scelte che internamente come azienda possiamo fare? Noi stiamo lavorando sullo scenario 2021, abbiamo deciso di comunque continuare a investire su questo scenario, di continuare a fare innovazione di prodotto, di continuare a investire sui mercati. Ci siamo presi l'impegno di fronte a tutte le persone che lavorano in azienda di continuare a dar loro una prospettiva di crescita personale, professionale e anche economica. E fin tanto che lo scenario 2021 sarà quello che abbiamo ipotizzato, continueremo con queste strategie. Se i cambiamenti nel futuro non dovessero confermare i nostri scenari, faremo delle altre scelte, ma continuo a pensare che gli esperti vadano utilizzati per il confronto, mentre poi le scelte devono essere fatte da chi l'azienda la conosce e la guida, attraverso il confronto con gli esperti ma anche con tutta l'organizzazione. Grazie. C'è un Alessandro, no, Betti, desideri? Sì, facevo una riflessione sentendo, a parte Daniele Lago che ha parlato nella sua parte finale di avventura, per me avventura è uguale rischio. L'imprenditore ha una caratteristica che lo differenzia da tutti gli altri, dai manager, dai politici, dagli studiosi, dagli esperti, che è la capacità di gestire il rischio. Ecco perché io sostengo, ma qua poi so che è una cosa vecchia e ritrita, però mi piacerebbe sapere il parere di Paolo Preti, che per me l'imprenditore è l'unica professione per la quale io sostengo che imprenditore si nasce e non si diventa, mentre politici eccetera eccetera si possono assolutamente diventare. Quindi questa è una cosa importante che mi piace sottolineare. Quello che ci tenevo però a dire è questo, che negli interventi, specialmente nell'ultimo di Nicola Michelon, lui come mio figlio peraltro dice, sì, ma che cosa succederà domani, dopodomani, fra un mese, fra tre mesi? In questo momento noi siamo in mano di
una classe politica, un comitato scientifico e un comitato tecnico, nel quale, guarda caso, a me risulta che non c'è nessuno, o saranno pochissimi, le figure che hanno innato il concetto della valutazione del rischio. Faccio solo una considerazione. Mi sono messo a cercare alcuni dati, lo so che magari vi annoio, però rapidamente ve li dico. Ogni giorno in Italia mediamente muoiono 1.800 persone. In Italia, ogni giorno. Un giorno 1.700, un giorno 1.900, però ne muoiono queste. Non 180, non 18.000, ma circa 1.800. Fra il resto, per chi è interessato, la regione dove si muore meno è il Trentino Alto Adige, 8-9 persone ogni 1.000 abitanti, mentre dove si muore di più è la Liguria, 14, ma perché ci sono tanti vecchietti come me che vanno in Liguria e si trascede, probabile che questa sia la vera motivazione. Ieri sono morte per Covid, almeno questo è quello che risulta dai dati, che sono sempre molto misteriosi, perché se c'è una cosa che mi ha lasciato molto sorpreso, che tutti i dati sono stati dati senza tanti approfondimenti, ne sono morti 88 sui mediamente 1.800. Cioè noi in questo momento stiamo bloccando il paese, di fatto è bloccato, perché non abbiamo aperto niente di importante per le aziende, per una causa che incide in questo momento il 4,8%. Attenzione, non voglio dire che fino adesso non è stato fatto bene, non sono state prese le decisioni, però è importante, è questo il momento in cui è importante prendere delle decisioni, ma decisioni fondanti. Io mi aspettavo che nel discorso di ieri o l'altro ieri, aiutami Chiara, di Conte, venissero fuori questi concetti, e invece abbiamo sentito riferimenti aulici a illustri imprenditori come Adriano Olivetti e tanti bei bla bla bla, però assunzione di rischio zero. Io non dico che un capo del governo si deve assumere il rischio senza aver sentito illustri comitati. Fra l'altro mi domando come mai Confindustria e Confcommercio non si è ribellata quando è stato fatto un comitato tecnico senza nessuna figura che fosse rappresentativa degli imprenditori delle aziende commerciali, eccetera. Ecco, io mi domando, il problema è questo, il problema è capire qual è il nostro prossimo futuro, perché gli imprenditori devono prendere delle decisioni per ridurre al minimo questo periodo di latenza. Io credo che non sia solo un problema degli imprenditori, ma di tutto il paese. Cioè, il mio auspicio è che in prospettiva chi gestisce il nostro paese non gestisca il paese, ma gestisca un'azienda, e che quindi ci vogliano professionalità capaci di prendersi del rischio. E allora faccio una riflessione finale e poi mi taccio. Il lockdown sarebbe una grandissima opportunità. Dovremmo essere, ahimè, purtroppo con gravi perdite, una straordinaria opportunità se servisse a cambiare la classe politica, se servisse a cambiare la classe anche associativa, perché io ho trovato gravissime carenze anche presso le associazioni che ci rappresentano. Assolutamente, non mi risulta. Dopodiché, Daniele Lago, di cui ho assistito con grande piacere alla sua rappresentazione straordinaria, se fa parte di un'associazione in cui lui incide e che poi a sua volta incide, è viva, ma se no è l'imprenditore isolato, solo, il quale gestirà benissimo la sua azienda. Mi auguro che da 200 dipendenti, 22.000, 20.000, sia in giro per il mondo, però i clienti non siano 25 milioni, ma siano 2 miliardi, però rimarrà sempre isolato e non inciderà su quello che è il futuro del nostro paese.
chiarissimo, quindi il messaggio è nel dopo, lavorare di più, insomma, in comunità, lavorare di più a livello associativo per incidere anche a livello politico. Ma girerei la domanda a Paolo, al professor Preti. Abbiamo ancora una decina di minuti, quindi gli chiederei brevemente, gli giro questa domanda. Allora, visto che, insomma, è un esperto di imprese, questo è il tema dell'assunzione del rischio, abbiamo bisogno di persone che questo rischio se lo assumano in questo momento. Possiamo dire che nel mondo dell'istruzione, e questo fa parte anche l'università, perché insomma qui nessuno ha riaperto, la scuola non riaprirà fino a settembre, tutte le lauree sono online, quindi in questo ambito, insomma, di rischi se ne prendono molto molto pochi. Ma tornando ai nostri imprenditori, diceva Alessandro Vetti, imprenditori si nasce, non è pensabile sviluppare un'imprenditorialità, secondo lei? Ma fatemi dire, così anche smorziamo un attimo, che ho capito finalmente perché l'anno scorso mi sono trasferito a vivere da Milano a Trento. Ecco. Ho appena sentito il motivo vero che ha condotto questa mia scelta. Seconda risposta secca, condivido appieno, Alessandro, che imprenditori si nasce, non si diventa. Qualunque buona università può migliorare qualunque persona, ma non può trasformare un non imprenditore in imprenditore. Ne sono convintissimo, tant'è vero che abbiamo la stragrande maggioranza dei nostri imprenditori italiani, non è un vanto, ma è una realtà, che non ha titolo di studio particolarmente elevato e che invece gestisce aziende che danno lavoro a centinaia, decine, centinaia, a seconda di dimensioni di persone, e i cui prodotti vanno in tutto il mondo. Quindi assolutamente d'accordo. Ecco, a me ha convinto tantissimo l'entusiasmo di Daniele, la razionalità di Nicola, la sintesi di Alessandro. Indubbiamente dibattito interessante. Dico la mia anche sullo Stato. Ecco, io non l'ho toccato nel mio intervento iniziale perché il tema era l'imprenditorialità, e quindi in poco tempo mi sono dedicato a quello. È chiaro che un imprenditore subisce anche la capacità o la scarsa capacità di azione dello Stato in cui si trova. Ecco, io tendenzialmente su questo argomento però mi sono dato anche una linea abbastanza chiara di non intervenire praticamente più, perché sono abbastanza convinto che l'intervento che ha fatto Daniele e l'intervento che ha fatto Nicola fra 20 anni lo ripeteranno. Mi spiace, ma sono abbastanza convinto che saranno costretti, no, da persone attente, razionali, motivate, quali hanno dimostrato di essere, di rifarlo uguale identico. Non cambierà. Io non dico che non bisogna impegnarsi, come sostiene e sollecita anche Alessandro, bisogna sicuramente impegnarsi, ma scusate, mi risulta che negli ultimi anni un grande imprenditore di successo si sia impegnato e non ha cambiato molto. Mi risulta che oggi ci sia un manager di grande successo nel passato della sua storia professionale impegnato in politica a livello nazionale, ma non va oltre il 3%, il suo partito non è in grado di andare oltre il 3% dei voti, quindi non credo neanche che sia l'impegno di un imprenditore. Tra l'altro, un imprenditore di successo che si sposta in politica toglie sicuramente la propria capacità imprenditoriale. E ribadisco, non credo che porti alla politica, è giusto il tentativo, ma l'esperienza passata dimostra che non credo che porti alla politica grandi capacità. Noi siamo in uno Stato, l'Italia, la democrazia in salsa italiana è un grande valore, ma ha questa caratteristica, io credo, immutabile. Stato debole, famiglie e imprese forti. In piena crisi le famiglie italiane hanno incrementato la propria, in media evidentemente, complessivamente in media, hanno incrementato la propria capacità di risparmio. Continuiamo a essere i secondi al mondo per capacità di risparmio dietro ai giapponesi. Famiglie forti, imprese piccole ma forti, Stato giovane, debole e irriformabile. Allora, io non è mancanza di speranza nel cambiamento, non è non voglia di impegnarmi a,
Però onestamente su questo tema non ci scendo più, perché già passo metà del mio tempo accademico a discutere con colleghi che se la prendono con la dimensione eccessivamente piccola dell'impresa italiana e passano il tempo a discutere che l'impresa deve essere grande. Io preferisco partire dal riconoscimento che la piccola media impresa italiana sta tenendo in piedi questo paese. Se saprà diventare grande, meglio. Ma oggi è così e io ritengo che sia più giusto che il mio tempo, la mia eventuale intelligenza accademica vada a sostenere il presente piccolo ma forte, piuttosto che a sognare un grande futuro, se mai ci sarà. E la stessa cosa vale per lo Stato. È un peccato da imprenditori di successo dover lavorare in uno Stato che non ti dà, non ti sostiene, non ti dà forza, non ti dà le infrastrutture, ti rallenta, no, la digitalizzazione, eccetera. È chiaramente un peccato. Ma io so di imprese di grande successo che fanno impresa a 1000 metri di altezza, dove arrivarci con i camion a rimorchio è difficilissimo, dove le strade non vengono rifatte, non vengono allargate, e ciò nonostante non scendono in pianura, restano lì e vanno avanti. No, io credo che questo sia anche motivo, direi, di speranza, spam contro spam. Vorremmo tutti uno Stato diverso, ma stiamo attenti che spesso la diversità poi ci porta anche al negativo, perché, diceva Nicola, e come non essere d'accordo, cambiano troppi governi, certo, ma guardate che in questo paese 100 anni fa un uomo iniziava la propria traiettoria che lo portò al governo di questo paese per 22 anni. Un uomo solo al comando per 22 anni. Non mi pare che quel periodo della storia del nostro paese sia contraddistinto da grandi successi economici. È chiaro, tutto è migliorabile, tutto va migliorato, ma stiamo attenti che certe volte non si può cambiare il DNA del paese. Da italiani siamo fatti così, io credo, non, ovviamente è la nostra storia, e credo che sarà nel futuro immutabile il fatto che gli imprenditori e le famiglie dovranno dare il massimo lottando innanzitutto contro uno Stato che non li capirà e che farà il possibile per ostacolarli. Non è bello, ma io parto da questo assunto per trovare più forza, più energia e per andare avanti in maniera, del resto, se siamo entrati tra i primi 10 al mondo uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale, diciamo con le pezze al culo, no, da sconfitti assieme a tedeschi e giapponesi, è un motivo ci sarà, ecco. E il grande De Gasperi in fin dei conti si espresse al massimo andando con la mano tesa oltreoceano a chiedere a Marshall di darci una mano, agli Stati Uniti di darci una mano, ecco, cioè questa è la nostra storia, no? E difficilmente la cambieremo, intendo dire in poche generazioni. Chiaro, se qualcuno disse che governare gli italiani non è impossibile, è inutile. Detto questo, abbiamo terminato il nostro tempo. Chiederei una battuta davvero di 30 secondi in chiusura a Daniele Lago e Micheloni. Insomma, abbiamo degli imprenditori che insomma riescono a fare impresa nonostante, come si diceva all'inizio, però insomma è su queste menti così insomma che riescono a sprigionare questa potenza creatrice di cui noi dobbiamo fare affidamento e guardare con fiducia. Daniele, cosa ci puoi dire in chiusura? Daniele, ci senti? Aspetta che ho il microfono spento. No, Nicola, vuoi parlare te prima? No, prego. No, ma io sono molto d'accordo con l'ultimo intervento, perché questa roba qua è una roba che ti fa capire di non essere disilluso rispetto al contesto, per cui sono molto d'accordo. Detto ciò, credo che da esseri umani, da anche da imprenditori, insomma, dobbiamo darci le possibilità perché le cose possano avvenire, insomma, per cui mai dire mai a una possibilità che condivido 100%, che il DNA italico ci ha portato qua, perché sennò saremmo da un'altra parte, quindi è ovvio che la sommatoria di queste cose qua ci ha portato qua, però è anche vero che se
e nel nostro piccolo agire riusciamo a influenzare delle cose in positivo, credo che la sommatoria delle cose positive rispetto alla sommatoria delle cose negative possa cambiare il baricentro e quindi insomma in futuro possano migliorare le cose in termini, come dire, generali, per cui insomma ognuno deve agire secondo questo senso di responsabilità. Nicola Michelon? Sì, io condivido con quanto appena detto da Daniele. Io penso che ognuno di noi abbia una serie di possibilità per cambiare il contesto in cui opera. La dimensione di questo contesto dipende dalla persona, dalla dimensione dell'impresa in cui lavora. Io penso che quello che possiamo continuare a fare per migliorare il mondo in cui su cui effettivamente possiamo agire e col quale possiamo interagire sia il motivo principale del successo di una persona e di un'organizzazione. Quindi penso che continuare a darsi l'obiettivo di agire in maniera positiva sul territorio, sul proprio contesto industriale e di mercato sia la ricetta giusta con cui ognuno di noi può contribuire a una ripresa il più veloce possibile del mercato e del settore. Grazie a Nicola Michelon. Sandro Metti, ci vuoi dare una battuta conclusiva? Siamo davvero in chiusura. Sì, no. E che dire di più di quanto è stato detto? Devo dire che l'auspicio è che questo periodo si trasformi prima o dopo in un'opportunità. E ripeto, l'unica opportunità che vedo è un miglioramento della gestione politica del paese Italia, perché purtroppo Azienda Italia, sono d'accordo con Paolo Preti, non lo diventerà mai. Lo è già un'opportunità, basta vederla, basta coglierla, lo è già un'opportunità. Ottimo messaggio. Va bene. Ottimo messaggio per chiudere. Io ringrazio i nostri ospiti, Daniele Lago, Alessandro Metti, Nicola Michelon, Paolo Preti, Dario Colombo con me in studio, e tutto il nostro staff tecnico capitanato da Andrea Marchi, il nostro staff marketing e naturalmente il nostro direttore generale Andrea Bombiese. Noi ci ritroviamo qui venerdì prossimo alle 11:30 per la prossima puntata del nostro PDM Talk. Grazie a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao.